Allora, riprendiamo questa trasmissione e apriamo con un argomento quanto mai all'ordine del giorno, ma che oggi, come era prevedibile, è esplosa con tutta la violenza, con tutta la virulenza dialettica, ovviamente, perché di persone civili sempre si parla, ma di gente, di padre di famiglia, di madre di famiglia, che indubbiamente lavorano e gli viene negato quello che è la ricompensa. Sto parlando dei dipendenti comunali. Stamattina sono arrivate delle somme al comune di Caltagirone e l'amministrazione, il commissario in questa fase ha deciso di destinarli prima di tutto alla discarica dove si conferiscono i rifiuti di Caltagirone e alla Dasti, che è la società che gestisce la raccolta dei rifiuti. Ovviamente, siccome da 4 mesi e più mi pare che i dipendenti comunali non percepiscono alcunché e pagano gli interessi naturalmente, umanamente e comprensibilmente gli stessi si sono surriscaldati. Io lì per lì, quando sono stato informato di quanto stava accadendo, ho voluto evitare che ci fossero telecamere a ripigliare perché non è molto bello, perché vedere i dipendenti comunali che solitamente guardiamo al di là degli sportelli a dare informazione, a dare servizi, vederli in una veste completamente diversa, la cosa onestamente non mi è piaciuta. Per cui ho preferito registrare tutto l'accadimento, tutto quello che stava succedendo opportunamente, devo dire giustamente, perché non si può, ci sono padri di famiglia che addirittura sono monoreddito, quindi campano famiglie intere con un unico stipendio. E 4-5 mesi in questa situazione certamente non è assolutamente né augurabile né giustificabile né sopportabile. Nel momento in cui è chiaro ci sono delle risorse, bisogna fare delle scelte. La scelta del commissario al solito è stata quella più pacifica, perché i dipendenti comunali passano nell'idea che siano quelli che stanno bene comunque, che hanno un posto di lavoro comunque, hanno risorse e sostanze comunque. Invece gli altri che prestano altri servizi, quali la raccolta dei rifiuti e compagnia cantante, invece quelli si trovano in una condizione, no, sono uomini con le stesse responsabilità nei confronti della famiglia e dei figli, che spesse volte sono quelli, sono i pesi più grossi che una famiglia intesa padre e madre deve rispondere, perché i figli sono la prima cosa che in questa società bisogna soddisfare, perché appunto bisogna non farli sentire diversi dagli altri. Benvenuti a Valeria La Iacona della CISL, Concetta La Rosa della CGIL, le qualifiche poi vabbè, ma No, le mi vado, sappiamo, sono orgogliosa, e lo benvenuta sa. Grazie Giulia Grifeo, dipendente comunale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. a te. Io la prima cosa che mi è balenato per la mente quando sono stato informato di quanto stava accadendo, dico: normale che accade, una specie di guerra fra poveri, no? Per cui arriva la sostanza e tutti cercano, ognuno, di tirare la coperta dal proprio verso, diciamo, tutti con le stesse ragioni, perché poi quello che accomuna questa protesta e questo malessere è appunto trasversalmente, orizzontalmente, che accomuna un po' chi vive di stipendio, diciamo. Chi comincia? Allora, Valeria, che mi sembra la più bene. propensa, come procede? Come Procede, procede? La gravidanza, come procede? proseguiamo. Diciamo che non ci annoiamo in mezzo a tutti questi problemi, Ma non quindi si il ribella? tempo No, non si corre ribella a sesto mese. qualche Sesto, volta. sette mese, sette Stiamo mesi. completando il sesto, quindi Sesto. insomma, Ora speriamo. come comincia? No, ma già ha cominciato, inizia. Anche lui fa le sue prime proteste sindacali Va dall'interno. benissimo, d'accordo. Valeria, Allora, allora, cos'è successo? è successo che oggi siamo stati chiamati, mentre ci trovavamo tra l'altro io e Concetta in un'assemblea in un altro comune, siamo stati chiamati con una certa urgenza a venire subito, ad andare subito al comune di Caltagirone perché un gruppo di dipendenti, un bel gruppo di dipendenti, si è recato presso la ragioneria per chiedere spiegazioni in merito a ciò che stava accadendo.
E precisamente, appunto, come già tu hai anticipato, i comunali sono venuti al corrente del fatto che già settimana scorsa era partito un primo mandato di pagamento per la Dasti e che un altro ne stava per partire, diciamo, oggi stesso con un'ulteriore quota, una somma notevole, perché parliamo di quasi 800.000 euro, per coprire non solo, penso, gli stipendi della Dasti, ma mi pare di capire anche la discarica con tutto quello che segue. Chiaramente i dipendenti comunali, preoccupati del fatto, anche del fatto che loro già da quasi 5 mesi non percepiscono lo stipendio, hanno sentito l'esigenza di recarsi tutti in massa a chiedere spiegazioni. Dice: ma se c'è questa disponibilità per noi, come stanno le cose? Allora perché non facciamo partire, non accontentiamo un po' tutti, considerando che le somme non sono poche? In realtà la ragioneria ha cercato di dare le sue spiegazioni, però si è trovata, gli stessi componenti di ragione si sono trovati nell'impossibilità anche di procedere ovviamente con i mandati, perché vuoi per dare le spiegazioni, vuoi perché tra l'altro c'è stato anche un piccolo blackout che ha impedito la prosecuzione delle loro attività, oggi non hanno potuto procedere con gli ulteriori pagamenti. Bene, dobbiamo premettere che io e la collega Concetta La Rosa settimana scorsa abbiamo ricevuto una chiamata da parte del commissario La Rocca. Dopo tempo, che ci saremmo aspettati già da tempo questo tipo di collaborazione, però noi, essendo sempre disposti a dialogare nell'interesse ovviamente dei dipendenti, oltre che dell'amministrazione ovviamente, non abbiamo colto quello che era il suo invito. Qual è il tipo di invito che ha fatto il commissario? Ci ha chiamato dicendo che a seguito di un incontro che c'era stato in prefettura nel merito della situazione degli operatori ecologici o altro, pare che il prefetto, insomma, dando delle indicazioni alla banca, abbia in qualche modo convinto la banca a svincolare una serie di somme per pagare la Dasti. Allora il commissario ci ha detto: guardate, datemi una mano in questo, perché come hanno svincolato quelle somme, vediamo se riusciamo ad avere l'anticipazione dalla banca anche dietro una pressione da parte del prefetto oppure per i dipendenti comunali. Ovviamente io e la collega abbiamo gradito questo tipo questo di approccio, di intervento, di richiesta di collaborazione, anzi ci siamo anche stupiti di questa cosa, dicendo: bene, finalmente, anche se alla fine qualcosa si sta muovendo in maniera condivisa. Immediatamente con la collega abbiamo fatto la richiesta urgente di incontro al prefetto, perché il commissario, devo dire, ci ha detto che il venerdì scorso avrebbe avuto un altro incontro in prefettura per altre ragioni. Dice: vedete, se riusciamo a incastrarlo pure a venerdì, così vediamo di sbloccare tutto contestualmente, se la banca ci dà questa apertura. Abbiamo provato in tutti i modi ad avere questo incontro venerdì, non è stato possibile perché il prefetto già aveva calendarizzato altre cose, anche l'incontro col commissario verteva su altre questioni, e quindi ovviamente il problema si è spostato alla settimana successiva. Il commissario, infatti, so che ha fatto delle sollecitazioni per avere questo incontro in settimana, questa settimana che stiamo vivendo. Bene, tuttavia però il commissario ci richiamava il venerdì non solo per dirci che stava facendo il possibile per avere l'incontro questa settimana, ma anche però rammaricato per il fatto che da parte della ragioneria c'era stata una forma di ostruzionismo, a dire suo, in quanto già il secondo mandato, quello di 700 e passa 1000 euro, sarebbe potuto partire già da venerdì, mentre la ragioneria, a dire suo, non, insomma, in qualche modo si era frapposta a questa cosa in virtù proprio del fatto che i dipendenti non erano stati pagati, che comunque bisognava chiarire la situazione con i dipendenti, eccetera. Bene, il commissario ci diceva: cercate di trovare con i dipendenti, farli un po' ragionare, di vedere se troviamo una soluzione tale per cui intanto sarebbero partiti i mandati per la Dasti e tutto quello che ci sta attorno, e poi avremmo discusso in prefettura della situazione dei dipendenti comunali. Purtroppo stamattina è successo quello che è successo. Il commissario chiama ancora una volta i sindacati mentre ci trovavamo in ragioneria, mentre c'era questa situazione di caos, e ci invita in qualche modo a fare calmare un po' le acque ed evitare qualunque forma di ostruzionismo per il pagamento delle somme dovute alla discarica e tutto il resto, quindi degli altri 700.000 euro, dicendo che se
questi soldi, se noi avessimo scusate, impedito questo tipo di manovra, già domani mattina insomma, avrebbe preso dei provvedimenti molto più seri e comunque che non era più disposto a quel punto a lavorare per i dipendenti comunali, cioè ad impegnarsi, perché a dir suo ritenevano questa azione dei dipendenti non meritevole, non rispettosa nei confronti di altri lavoratori, quando in realtà il nostro obiettivo non è certo quello di impedire ad altri lavoratori di avere il loro stipendio, al contrario, noi abbiamo semplicemente chiesto, dopo già un primo mandato, prima di passare a un secondo mandato, la nostra istanza era quella: aspettiamo l'incontro in prefettura, vediamo di trattare le questioni congiuntamente, sia quella del dipendente comunale sia quella dell'operatore ecologico, e poi a quel punto vediamo come si comporta la banca. Se la banca manifesta una chiusura totale nei confronti dei dipendenti comunali, allora poi nulla toglieva che noi ovviamente non avremmo frapposto alcun tipo di impedimento, chiaramente per se si poteva pagare gli operatori si pagano gli operatori, però che il commissario interpreti questa nostra proposta, che era, voglio dire, una proposta di collaborazione, non era una proposta di chiusura, come un ricatto, cioè, al contrario invece lui ci dice no, se non fate così io non mi impegno più. Il ricatto mi pare che è al contrario, perché lui ci ha detto chiaramente: se noi ci frapponiamo al ma noi non ci stiamo frapponendo, tra l'altro, se noi comunque creiamo problemi al pagamento degli ulteriori mandati, lui non si impegnerà più e noi potremo vedere gli stipendi dei comunali forse ad agosto. No. Allora, se questa non è un ricatto, come? Voglio dire, non è il nostro ricatto, noi avevamo chiesto una collaborazione. Ci abbiamo l'incontro in prefettura, ci hai assicurato che c'è l'incontro in prefettura, e allora a quel punto andiamocene in prefettura, chiariamoci tutti le idee. Se poi la banca non si smuove, a quel punto noi ci rendiamo conto, perché non siamo degli stupidi, che poi ovviamente non possiamo forzare più la mano, e si procede in un altro modo. In realtà la cosa che ci ha molto infastidito è che si è giocato sulla nostra buona fede e sul desiderio di collaborazione, perché noi in buona fede abbiamo creduto fino in fondo alle parole del commissario, pensando che fossero parole costruttive, ma ci rendiamo conto che poi tutto sommato alla fine forse prospettive di anticipazione di cassa, perché questo timore di dover aspettare il prefetto, perché a questo punto vuol dire che non c'è la possibilità di avere un'anticipazione per gli stipendi ai dipendenti comunali, tutto questo diventava uno strumento solo per arrivare alle finalità che probabilmente intende seguire il commissario, e quindi poi arrivare ad una denuncia nei confronti della banca per mancata anticipazione dei soldi nei confronti dei comunali. Ma allora che lo si dica chiaramente. Allora cerchiamo di essere onesti e chiari fin dall'inizio. Se questo è l'intento, è inutile che illudiamo 380 famiglie, chiaro, in merito alla possibilità che noi giovedì o venerdì prossimo forse avremo un'anticipazione di 4 stipendi. Ecco, e questa è la cosa che onestamente ci ha fatto stare male, soprattutto ha creato ancora più tensione tra i dipendenti, i quali non meritano questo tipo di comportamento, che qualcuno ne dica. E con questo, scusatemi, lascio la parola alla collega, che ovviamente anche lei è stata interlocutrice col commissario, e purtroppo è stata un'interlocuzione che anche lì non è stata molto costruttiva. Mi dico, notevolmente dinamica è stata, colorita, sì, calda. Molto mediterranea. Ma guarda, Pino, non è la prima volta. Non è la prima volta, lascia il tempo che trova. A me dispiace invece quando certe parole non tanto vengono rivolte a me, perché poi... A me è arrivata una telefonata di un vigile urbano, il quale mi ha raccontato questa telefonata a viva voce, volgare devo dire. Un rappresentante del governo, uno che fa il commissario, dovrebbe avere quantomeno più attenzione, non solo per chi svolge un ruolo del tramite tra i dipendenti e l'organo istituzionale, ma anche per rispetto dei 380 dipendenti che vengono tutelati e rappresentati dai sindacati. Ma questo, guarda, attiene... sulla telefonata io non intrattengo conversazioni private col commissario, la natura delle nostre conversazioni sono sempre riferibili alle questioni e alla vicenda dei comunali, quindi io quando ho ricevuto questa telefonata, in un momento fra l'altro concitato perché ci trovavamo tutti quanti nell'ufficio di ragioneria, ho detto al commissario: guardi, la sto mettendo in viva voce, che ci sono tutti i lavoratori qui. Lui probabilmente non mi ha sentito e ha continuato a inveire, a tenere un solitamente non ascolta nessuno. Qui solitamente c'è l'attenuante che forse non ha sentito.
Non ha sentito che io gli avevo detto, guardi, la sto mettendo in mia voce, ripeto, io non ho conversazioni private con il commissario, chiaro, sono di natura assolutamente legate alla vicenda, alla vertenza, quindi non mi preoccupo di nulla di quello che potrebbe dire, non ci sono segreti, certo, in questo senso. Chiaro. Quindi e da lì, giustamente, ma non è una sorpresa per me, il suo come interloquisce nei miei confronti, non è una sorpresa, così, diciamo. È stato sempre così, non è siamo stato mai... traumatico per i dipendenti comunali, non siamo assistere. Mai riusciti, ma anche dipendenti comunali più volte hanno ricevuto queste parole così carine da parte del commissario, quindi non è una sorpresa neanche per loro, però in un momento in cui si vive la situazione che si vive, voglio, buon senso vorrebbe che ci fosse veramente quel senso di avvicinamento, di solidarietà che è stata espressa a parole, ma poi con le parole invece si dice tutt'altro. Quindi la discussione, poi lui mi ha chiuso il telefono in faccia ed è finita qui, la successiva interlocuzione è stata con la collega e l'ha riferito. Io voglio sottolineare, perché questo è un passaggio importante, perché non vorrei che ci portassero sul terreno della lotta fra lavoratori, non è questa, io voglio rassenerare anche i lavoratori, gli operatori ecologici, perché noi vogliamo che i lavoratori ecologici vengano pagati, vogliamo che la discarica venga pagata, perché è evidente che le cose camminano assolutamente, certo, insieme, perché se non si paga la discarica i lavoratori tornano indietro con i camion pieni, certo, di rifiuti, per cui è necessario che vengano pagati. Noi non vogliamo essere portati su questo terreno, non vogliamo che si faccia una lotta di questo tipo, noi abbiamo soltanto chiesto che al pagamento degli operatori ecologici corrispondesse anche un pagamento dei dipendenti comunali, perché rispettasse intanto la priorità di pagamento che lo stesso commissario, e lo ripetiamo perché l'abbiamo detto più volte, lo stesso commissario in una delibera, la delibera 30 di luglio, ha previsto, lui stesso l'ha sottoscritta, l'ha fatta. Quindi viene meno sempre alle sue stesse diciamo deliberazioni. Vorremmo semplicemente che venisse ripristinato un criterio di equità, per cui in una comunità quale quella di Caltagirone, dove si vivono forti difficoltà all'interno degli operatori ecologici, che anche quelli sono tanti lavoratori e sono tante famiglie, e all'interno del comune dove ci abbiamo altrettanto lavoratori e altrettanto famiglie, ripristinassimo quel senso di equità, quel criterio per cui cerchiamo di dividere come il buon padre di famiglia le disponibilità che ci sono. Tu a inizio, a premessa di questa trasmissione, hai detto che sono arrivate delle somme, in effetti non sono arrivate delle somme. Il problema è molto... No, l'anticipazione è il problema cardine di tutta questa vicenda. Non avendo anticipazione di tesoreria, il comune non riesce a fare fronte al pagamento delle spese del personale, ai fornitori, ai servizi essenziali. Non ci dimentichiamo che noi non pochi giorni fa abbiamo avuto il problema dei carburanti ai mezzi, delle assicurazioni, il trasporto pubblico degli alunni, il problema della polizia municipale, perché è evidente che rispetto agli incontri che abbiamo avuto in prefettura, uno, se non sbaglio, l'abbiamo avuto a dicembre 2015, poi nell'anno 2016 abbiamo avuto diversi incontri, nelle conversazioni che abbiamo avuto sia io che Valeria con la dottoressa Moneo, abbiamo rappresentato che la situazione del comune, la situazione complessiva, stava diventando sempre più incandescente, fino ad arrivare a poi quello che è accaduto oggi, che era inevitabile, perché non è andata a migliorare, è andata a peggiorare questa situazione, per cui stamattina c'è stato questo raggruppamento spontaneo dei lavoratori presso l'ufficio di ragioneria, ripetiamo, per avere delle informazioni e delle spiegazioni rispetto a queste scelte politiche, perché noi a questo punto riteniamo che siano delle scelte di natura politica, fare di natura politica è chiaramente un termine così, a 360 gradi, giusto? Sto dicendo, non è proprio riferito politicamente, chiaro, diciamo una volontà, ecco, una volontà, perché dire che questa è una strategia per fare pressioni possibilmente sulla tesoreria, io non vedo perché le cose non possono camminare insieme, anzi, che mi ricordi io, le pressioni dei lavoratori servono a dare man forte, se veramente è condivisa, se veramente c'è a cuore i dipendenti del comune di Caltagirone e gli operatori ecologici, questo serve a dare man forte alla prospettiva, diciamo all'azione che vuole mettere in campo il commissario. Fare venire meno un'azione di protesta giusta, perché qui
Cioè, diciamocelo chiaramente, io non credo che qualcuno possa veramente puntare il dito contro i lavoratori o attivare procedure disciplinari, perché sarebbe veramente molto più che sgradevole un'azione di questo tipo, oppure addirittura paventare la possibilità che vengano le forze dell'ordine a denunciare. Sono cose che fanno male e che non rasserenano completamente, anzi ci sono state queste minacce, stimolano ancora di più, certo, e rendono ancora più infuocato un clima che già non è sereno, perché dire domani faccio venire le forze di polizia, sarete tutti denunciati, provvedimenti a destra a manca, ma dico cavolo, cioè, cosa vuoi che cosa ti aspetti da 380 lavoratori senza stipendio da 5 mesi e poi si vedono nuovamente trattati così? Mazza buccele, diciamo. Ma poi abbiamo un altro problema, perché vedi Pino, noi parliamo degli stipendi ed è giusto che parliamo degli stipendi, sì, ma noi abbiamo un problema che è collaterale all'anticipazione di pensione, perché il paradosso vuole che questa comune, questa amministrazione, a seguito di una serie di riorganizzazioni che sono fatte, a seguito di alcuni provvedimenti nel corso di questo lungo anno di commissariamento che sono stati intrapresi e che noi abbiamo puntualmente cercato di discutere nel merito, senza posizioni di prese di posizione e preconcetto, hanno portato comunque al disfacimento della macchina amministrativa. Noi siamo arrivati al punto in cui dall'ufficio personale non si riescono a fare gli stipendi, quindi anche se ci fosse liquidità, i mandati di pagamento non siamo, le buste paghe e i relativi mandati di pagamento non siamo nelle condizioni di poterli fare. Un mandato di pagamento è tornato indietro, ma c'è, basterebbe soltanto rimandarlo, probabilmente questo si farà insieme agli altri, ma le altre buste paghe, stiamo aspettando che viene un consulente, questa volta da quale paese? Budera, sbaglio? Non si sa, dovrebbe venire un consulente che... Da un altro comune, dovrebbe venire un consulente per fare le buste paghe, questo ci porterà via. Cioè, questa è così ridotta la burocrazia del comune di Caltagirone? C'è una disorganizzazione dovuta a atti fatti nel corso di questo lungo anno, l'atto di prepensionamento, anche il punto che i dirigenti hanno dichiarato di poter organizzare la macchina amministrativa con il personale che c'è a disposizione, distinto per categorie e distinti per profili, salvo poi rendersi conto che non può andare la macchina amministrativa così. Ci sono diverse assenze, chi per motivi personali, familiari, ma questo è giustissimo, ci mancherebbe altro, ma abbiamo sguarnito la macchina amministrativa, fermo restando che quelli che rimangono ormai sono lavoratori demotivati, perché non esiste nessuna parte del mondo che i lavoratori possono andare entusiasti, contenti di andare a lavorare senza stipendio, senza avere una retribuzione e poi dovere. L'istituto di credito ha fatto l'anticipazione di 3 mesi, ma ci siamo fermati lì, perché se anche lui non riceve... C'è la banca Sturzo questo, sì, la banca del Nisseno. Sì, perché se non riceve l'accredito non dà le altre tre, certo, e quindi ci siamo bloccati in questo senso. Quindi da dove ti giri, abbiamo una condizione che i lavoratori si guardano, ma che dobbiamo fare, ma che dobbiamo fare, che dobbiamo fare, che è successo quello che è successo stamattina. Ma comunque, in definitiva... siete arrivati a quale determinazione? Gli stipendi comunali li avranno da qui a qualche ora? Oppure... No. Ho avuto notizia dell'onorevole Gino Ioppolo, che casualmente credo fosse stato presente al comune, ha interloquito col segretario generale, il quale questa le ha assicurato che nel giro di un paio di giorni dovrebbero arrivare altre somme e quindi soddisfare le esigenze dei dipendenti comunali. Stiamo contando sulle entrate tributarie. Questa è una notizia così, che è stata riferita al segretario generale, l'onorevole Ioppolo. Ma l'ha riferito lo stesso. Guarda, onestamente, con tutta franchezza, a noi le interlocuzioni mi preoccupa, infatti quando mi è stato detto questo, ma mi preoccupa perché il segretario generale non è la prima volta che assume impegni. Ricordo quel tavolo di concertazione alla prefettura quando assunse l'impegno che da gennaio a maggio-giugno gli stipendi sarebbero stati pagati
regolarmente, e regolarmente non è avvenuto. Anche perché poi chi ci assicura che le somme che arrivano poi verranno utilizzate per pagare i dipendenti comunali? Perché questo, a questo punto questo mi è stato riferito. Sussiste e continua. L'onorevole Ioppolo, se mi ha detto questo, vuol dire che gliel'ha riferito il segretario generale. Vabbè, ma noi, non è, grazie a Dio, non ci manca l'interlocuzione col segretario generale, quindi... Per cui potete chiedere conferme grazie, per questo. Ma mi pare però, che ripeto, tra l'altro la collega ha anche interloquito col segretario generale durante la mattina, abbiamo interloquito col commissario, abbiamo interloquito anche con la prefettura, perché abbiamo chiamato pure la dottoressa Monea, la quale ci ha detto se ne sta occupando il vicario e il prefetto, ma faremo di tutto per cercare di mettere in evidenza il problema grave. Ci ha sollecitato a scrivere un'altra nota mettendo in rilievo tutto questo caos che stava accadendo e il rischio che si possa nella guerra tra poveri, perché questo non ce lo dobbiamo dimenticare, anche si creare una situazione di tensione, e questa città non si può permettere una situazione di tensione che già ce n'è abbastanza. Sono delle grosse responsabilità che ci stiamo, che qualcuno si sta assumendo prendendo certe decisioni ed essendo poco chiari, poco trasparenti, perché poi nella trasparenza, nella chiarezza, nel dialogo, nella condivisione, come noi l'abbiamo dimostrato nei giorni passati, si può riuscire comunque a trovare il punto della situazione, anche a dialogare e discutere pure con i dipendenti, farli ragionare giustamente, perché mettiamoci nei panni di chi non percepisce da quasi 5 mesi lo stipendio, c'è gente a cui hanno staccato la luce, c'è gente che ha avuto seri problemi in famiglia, c'è gente che veramente, addirittura abbiamo una collega che è stata ricoverata perché è stata male, perché tutta questa situazione di tensione l'ha portata all'esasperazione, e anzi noi solidarizziamo e facciamo tanti auguri alla collega che è stata male del comune di Caltagirone. Sì, è successo anche questo e siamo solo all'inizio, quindi perché quando poi dopo mi si chiude il telefono, mi si dice no, voi non basta, non dialogo più perché non volete fare, vi state opponendo al fatto di fare partire prima i mandati e poi andare in prefettura perché così deve essere, vuol dire che verranno pagati ad agosto. Cioè, voglio dire, allora il commissario dice che verranno pagati ad agosto, poi la segretaria generale dice che tra 2 giorni avverranno i pagamenti, e no, c'è veramente tanta confusione. Oppure si vogliono utilizzare i propri poteri per cercare di muovere le cose nella maniera sbagliata. E questa è una cosa gravissima, perché se abbiamo l'opportunità, se è vero che se arrivano dei fondi a breve, perché non pagare i comunali? C'è una situazione di emergenza, ma non solo per i comunali, se vogliamo essere egoisti, per l'intera città, e questo l'abbiamo detto, abbiamo fatto i cortei, l'abbiamo ripetuto in 100 lingue, il problema è di tutta la città, perché non si può più andare avanti in questo modo. Non si può, ma anche gli stessi dipendenti come fanno a pagare pure loro la tassa, la TARI e questo eccetera, cioè non si può continuare così, e soprattutto anche lanciare questi messaggi che non fanno bene, perché voglio dire, poi qualcuno se ne ritorna a casa sua, saluta, ciao ciao, ma le persone sono persone prima che numeri, al di là di quello che può essere il punto di vista o la considerazione di quelle persone. Abbiamo famiglie e abbiamo persone che ragionano e che provano dei sentimenti e che soffrono in questa fase. Chi meglio di Giulia, del resto, non ce lo può dire? Giulia Grifeo, funzionaria comunale, mi pare funzionaria, non dice funzionaria. Sì. Voglio dire, una persona molto tranquilla, molto pagata, non è mai andata fuori le righe, però essere qui stasera è sintomatico, diciamo. Ecco. Sintomatico, ma io non lo so che tipo di emozione potrei trasferire a nome di tutti, perché mi sento forse soprattutto mortificata, certo. Imbarazzata è una parola che non ha senso dire. Né posso essere contenta di rappresentare, perché avrei preferito rappresentare i colleghi in una situazione ben diversa da quella che stiamo vivendo. Ho sentito dire che siamo stati invitati a ragionare, e questo lo devo contestare assolutamente, perché credo che la nostra grande colpa sia stata proprio quella di avere ragionato anche troppo. Perché noi siamo stati bravi, comprensivi, educati, consapevoli soprattutto. Perché nessuno di noi poteva rivendicare, diciamo, assolutamente, cioè, abbiamo continuato tutti indistintamente a lavorare, a portare avanti la macchina amministrativa e burocratica dell'ente, ma tutto questo non ci ha ripagato, perché siamo stati dimenticati, ma oltre ad essere dimenticati, che potrebbe essere una banalità, a questo punto non possiamo accettare di essere addirittura, non voglio usare una parola pesante, ma è quella che nei fatti succede, anche insultati, perché nelle assemblee non si può trattare con tanti lavoratori ritenendo che siamo lì a fare cortile o a passeggiate scolastiche. Questo tono sprezzante, questo modo di fare dell'amministrazione arrogante, non corrisponde
alla situazione, assolutamente. Non si interloquisce così con una classe di lavoratori, tra l'altro tanta gente, abbiamo tutti 60 anni, è ridicolo. Abbiamo fatto lo sciopero che quasi quasi abbiamo preso pure a ridere, perché non è a 60 anni metterti con le bandiere a rivendicare lo stipendio. Siete tornati indietro. Pensavamo che questa anni, era una vicenda. Una stagione passata. Esatto, abbiamo fatto finta di ritornare al liceo per i riscaldamenti, forse, non lo so, ma neanche quello facevamo. Ora, la cosa più mortificante, davvero mortificante, è quella di assistere ad un decadimento assoluto di tutta la struttura, non solo della città, perché della città va detto, ma della struttura in assoluto. Perché non è possibile guardarci intorno e avere la consapevolezza che anche i nostri dirigenti, cioè chi sono i nostri interlocutori? Bene, sono i dirigenti, il commissario se ne sta andando, tra l'altro ora lo rivendica come una buona opportunità per lui, io me ne vado, si arrangi il prossimo candidato che sarà tra eletto sindaco. Tra l'altro sta sindaco. Dando gli ultimi colpi di coda. Diciamo, beh, ormai giusto? È chiaro che poi deve arrivare prelievi a queste conclusioni. Sui conti correnti. Diciamo quasi. Pure perché non mi ritengo presuntuosamente una stupida, che tutto quello che lui ha fatto aveva ragione d'essere. Lui ha portato a termine il suo mandato istituzionale nel migliore dei modi, ma non per questo doveva assumere questa forma di atteggiamento nei riguardi del personale. Ora stamattina volevo fare questa precisazione al fatto che sono arrivati dei soldi. Non è vero, non sono arrivati dei soldi. Il commissario intende intraprendere un'azione nei riguardi della banca perché la banca non fa servizio di anticipazione. Tesoreria senza anticipazione. Ma questo è un argomento che è in vigore sin dai tempi di Bonanno sindaco. Quindi dalla dichiarazione ce lo portiamo del dietro da non so quanto dalla dichiarazione tempo. Del dissesto. Ora sicuramente il commissario avrà interpellato il migliore avvocato di Palermo, così come lui dice, perché prima di andarsene, questo è pure strano perché lo potevamo fare a inizio di mandato, di intraprendere un'azione legale nei confronti della banca, ma anche la banca suppongo che avrà i suoi legali, tra l'altro una banca con la quale non abbiamo una convenzione. Sono ignorante, sono incompetente su questo argomento, ma io non credo che la banca, dopo che il commissario abbia detto adesso c'è l'avvocato, la banca apre gli sportelli e ci dà 17 milioni di euro di scopertura. Quindi questo mi fa veramente sorridere. Stamattina noi non abbiamo intrapreso un'azione di protesta, quando noi abbiamo sentito dire che alla ragioneria stavano preparando i mandati per la discarica e per gli operatori ecologici, abbiamo detto dovete portare anche i nostri. Certo. Perché non può passare neanche il messaggio che noi abbiamo detto no a loro no e a noi sì. Non è così. C'era un tentativo di creare una conflittualità fra categorie, diciamo. Da questo poi ci siamo ritrovati in un buon numero, e quando i nostri interlocutori, che paradossalmente sono i nostri stessi colleghi, si trovano nell'impossibilità anche di rivendicare un legittimo diritto, che è quello di dire bene, prepariamo gli atti perché poi tutto da noi stessi deve uscire, così come abbiamo preparato in questi anni gli atti per liquidare l'Enel, per liquidare le convenzioni con AZ Luce, con i cani, abbiamo visto pagare tutti. E non è che abbiamo intrapreso azioni di protesta anche cose senza necessità di premure, voglio dire ci siamo appunto, resi conto, andiamo detto alle scelte fare. Politiche diciamo, ecco. Ma stamattina abbiamo detto se vanno in banca i mandati della discarica e degli operatori ecologici devono andare anche i nostri anche gli altri, certo. E non possiamo più accettare il discorso oggi vanno quelli, poi vediamo come reagisce la banca e domani forse ci mandiamo i vostri. Questo è un ragionamento che non possiamo condividere. Da qui l'azione nostra è stata un po' più ferma, ma non è stata una protesta, non ci sono stati scontri, non è successo assolutamente niente, anche se sono stati presenti i vigili urbani, ma non come colleghi, ma come presidio di sicurezza, certo. Anche se nel pomeriggio sono venuti i rappresentanti della polizia. Anche loro imbarazzati. Ci credo. Chiaramente, perché venivano a chiederci se noi eravamo, insommossa. Non eravamo insommossa. Siamo rimasti lì e abbiamo lasciato. Ma è uno che è abituato con molta facilità a chiamare. L'altra sera abbiamo mandato un video che abbiamo recuperato su YouTube. Ma al di là di questo, vedi, non è possibile mantenere in considerazione le esigenze del personale. Gli ultimi colpi di coda, gli ultimi 15 giorni, ma state nel buono e tranquillo, diciamo, anziché istigare gli animi, no? Beh, vabbè, già di fatto gli animi sono esasperati, lo so, è chiaro. Lo so, ma certe azioni li portano all'ebollizione, diciamo, questo è il concetto. Per cui
è normale quello che accade. Quello siamo che... tutti consapevoli che non ci sono speranze, anche questa storia probabilmente non pagheranno neanche gli operatori ecologici, perché non sono arrivati i soldi. Non è questo, hanno chiesto un'anticipazione o addirittura lo svincolo dei soldi che la banca ha messo da parte per i mutui. Allora se chiediamo uno svincolo dei soldi che la banca ha messo da parte per i mutui, chiediamo uno svincolo anche per noi. Evidentemente. Chiediamolo complessivo, se dice no a tutti, se dice sì a tutti. Invece il commissario invece, prima no. Quello e dopo. Perché prima quello a questa, io ritengo anche prevaricazione, è giusto che noi per una volta, perché alla fine è per una volta, noi diciamo adesso basta, anche noi. È giusto. Ci avete pensato in ritardo forse. Ci abbiamo pensato in ritardo. Ci avete pensato in ritardo, io tante volte l'ho detto. L'azione... Ma non è vero, che non è un fatto di dire ci abbiamo pensato No, quello che avete detto voi all'inizio. Noi siamo stati seriamente consapevoli e responsabili della situazione. Conoscendo la situazione, cioè non potevamo essere noi. A spingere, è chiaro che ma non ci c'è sono da altre spingere. Categorie. I soldi non ce ne sono, si devono recuperare, c'è la situazione che c'è, si deve gestire. Anche la banca, alla fine, sin dai tempi di Bonanno, la banca chiedeva documenti perché si potesse arrivare a rimettere in sesto questo ragionamento sull'anticipazione. Il famoso bilancio. Il famoso bilancio. In tutti questi anni non ci siamo riusciti. 5 anni senza. Quindi è inutile che cerchiamo un capo espiatorio. Oggi è la banca, domani è il commissario, dopodomani è la regione, poi lo Stato. Assolutamente. Questa è la situazione. Andava gestita, ma non è stata gestita a questo, mio modo di vedere. Questa è la risposta più evidente, se c'era bisogno ancora di sottolinearlo tante volte, di quanto è importante, non oggi ma sempre, per un ente o per un'azienda, che dir si voglia, che del rapporto bancario dell'anticipazione, che di questo si tratta, che di questo si tratta. Ci diventa nevralgico, è chiaro che ora siamo arrivati al dunque. Cosa? Rassegnarci ad aspettare ancora un mese, per cui vediamo un po' cosa capita, ma è chiaro che... Ma anche rassegnarsi in un ragionamento di confronto, certo, e di ricerca di complicità, di solidarietà, certo, ma quando si frappone un atteggiamento al contrario, di, veramente di istigazione alla lotta... Non comprendendo l'esasperazione, se non si comprende, l'esasperazione dei padri di famiglia. Ma l'esasperazione oggi, ma neanche le situazioni, non è stato compreso niente. È chiaro che anche noi che siamo stati bravi e tranquilli, io non lo so più se siamo in condizioni di non essere esasperati. Evidentemente. Non lo so più. Giustificabile. Giustificabile. E nel frattempo continuiamo a lavorare, perché questo va detto, e ciascuno di noi con le nostre responsabilità, certo, chiaramente. Con meno entusiasmo sempre. Le parole entusiasmo non esiste più al Comune di Caltagirone, quindi se ancora qualcuno si illude di poter trovare l'ambiente carico di entusiasmo, sicuramente si sbaglia. Che possiamo ancora e che dobbiamo comunque portare avanti il tutto, questo sì, certo, ma l'entusiasmo non c'è più. Cosa aspettiamo allora? Adesso cosa si aspetta, Valeria? Adesso abbiamo sollecitato ovviamente l'incontro che già avevamo chiesto in prefettura, perché anche se il commissario ha fatto capire che lui non vuole più partecipare, quindi atteso questa nostra richiesta, no, perché è faticoso, dato che abbiamo chiesto, come già ho detto prima, di affrontare le problematiche operatori ecologici e dipendenti comunali insieme, lui non ha consentito questa cosa. Allora, nonostante comunque la sua assenza, poi vedremo se verrà qualcuno dell'amministrazione, noi insistiamo su questo incontro in prefettura, che tra l'altro oggi abbiamo sollecitato anche tramite la dottoressa Pace, che fa parte della commissione liquidatrice del Comune di Caltagirone, ovviamente in un'altra veste, però anche a titolo veramente di sensibilità, certo, di umanità, abbiamo chiesto veda cosa che si può fare. Che è una della terna che sta gestendo il sì, sesto. Sì, abbiamo chiesto la cortesia, se non è una dipendente della prefettura, una persona che se ha un ruolo agevolare importante, questo incontro, un funzionario importante anche della prefettura, nonostante poi lei non si occupi di mediazione sociale, però abbiamo chiesto se può ovviamente comunicare agli organi prefettizi la situazione di tensione che si è venuta a creare, quindi veramente entro la settimana riuscire ad avere un incontro. Si parlava eventualmente anche di un sit-in dei dipendenti davanti alla prefettura, però a questo punto, se non abbiamo consapevolezza della data e dell'incontro, è chiaro che, ma anche perché in quella sede così ci chiariamo le idee, insomma vediamo di capire effettivamente dove si voleva arrivare e qual era poi alla fine la finalità di questo incontro sollecitato del resto dal commissario. Quindi se
effettivamente poi c'erano le prerogative di questa anticipazione, della fattibilità, o se era solo una strategia. Però, ripeto, con le strategie non si fanno mangiare le persone. Assolutamente. Va bene, vediamo, seguiamo l'evolversi della situazione. Siamo qua, sì. Se ci dovesse essere necessità anche tra martedì e mercoledì, diciamo che sono giornate che stasera con noi non c'è, troveremo opportunamente gli spazi. Grazie. Per vedere di. Sul sum corda però vi vedo battuto, no, non è possibile. Siamo un po' stanche veramente, che non ci siamo fermati un attimo. Però vabbè, questo non significa. Tu stai attenta però, riguardati. Certamente. Va bene, chiudiamo qua. Grazie a Giulia Grifeo. Grazie a te. Grazie a Concetta la Rosa. Grazie a Valeria la Iacona, rispettivamente CISL e UIL. No, lei è CGL. E cosa ho detto io? Will. Apposta, ah, Will il cane, pensavo. No, no. Perché poi Fortunato ci chiama. Un po' di casotto. Va bene, Valeria della CISL, funzione pubblica provinciale. Certo. E Concetta La Rosa. Che fanno le sindacaliste. Vorrei sottolineare che noi, questo per noi è il nostro lavoro. E non ci ferma nessuna campagna elettorale, perché noi abbiamo l'obbligo di tutelare i lavoratori, che ci sia la campagna elettorale o che non ci sia. Questo deve essere molto chiaro per chi ci ascolta. Concetta La Rosa, segretaria confederale della CGL. Esatto, grazie. Buona serata, grazie. Grazie. Alla prossima. Buona serata. Pausa pubblicitaria, ci vediamo dopo.